Tutto ok? Tutto bene. Ok, si vede? Perfetto. Ok, meglio di così. Allora, ciao a tutti, mi presento. Io sono Massimo Sporchi, lavoro come Solutions Architect in AWS. Lavoro in Italia, ho sede qua a Milano. E oggi volevo parlare con voi di container. All'Atre, secondo me, in una maniera molto interessante di come poter sfruttare i container e soprattutto anche le spot instances per ridurre i costi su AWS. Come vedremo poi nella presentazione, i container è un punto molto interessante perché sono abilitati dalle spot instances per risparmiare. Di cosa parleremo oggi? Per chi non lo conoscesse, facciamo un'introduzione alle EC2 spot instances. Andiamo a vedere quelle che sono le best practices dell'utilizzo delle spot e che tipi di workload sono cosiddetti spot friendly. Importantissimo, il deep dive sarà su come posso utilizzare le spot in maniera semplice e allo stesso tempo per ottenere il risparmio desiderato su Kubernetes. Se rimane tempo, spero di sì, vi farò vedere una piccola demo in cui mettiamo in pratica quello di cui parlerò oggi. Oh, prima di iniziare però volevo fare un piccolo quiz, vi invito poi a partecipare. Brevemente potete leggere le domande, poi vi do 30 secondi per rispondere, adesso ve le riassumo molto brevemente. Quindi, ditemi in chat quali sono secondo voi le affermazioni corrette e quali sono quelle false che vedete a schermo. Quindi la prima è che le spot instances sono un sottoinsieme di istanze all'interno di AWS che offrono un risparmio considerevole. La seconda è che le spot instances sono tipi di istanze che sono solo per delle nicchie di mercato o per quelle aziende che sono estremiste verso il risparmio, quindi tendono assolutamente a sfruttare tutto ciò che è low cost. La terza è che le spot instances non sono suitable per workload di produzione, quindi è solo possibile utilizzarle, è consigliato utilizzarle solo per dev e test. E la quarta è che il prezzo delle spot instances è basato su domanda offerta, quindi un po' come funziona la borsa, insomma. Quindi vi lascio 20-30 secondi di numero e scrivete in chat cosa pensate che effettivamente sia e aiutatemi poi voi, Umberto, aiutami a capire perché non vedo bene la chat quando sono in presentazione, quindi dimmi se qualcuno risponde. La chat, vediamo se qualcuno risponde. Per il momento non vedo, non vorrei che magari ci fossero dei problemi con la chat. Vediamo. No, ci sono delle risposte. Mi dicono la 4, la 2, la 3. La 2, la 3. Not ok. C'è uno che mi dice 2, 3, not ok. Va bene, dai, Ah, 2, 3, not ok. Ok, molti stanno dicendo la 2. La 2 e la 3 sono false. vi lascio 5 secondi. Ok. Va bene, vi do la soluzione in maniera molto molto furba, ovviamente, sono tutte sbagliate, ovviamente, voglio cercare di fregare. E perché sono tutte false? Andiamo a cercare di scoprire il perché e qual è la versione corretta. Le spot instances sono a tutti gli effetti la spare capacity delle stesse istanze che siamo abituati a utilizzare. Quindi, tradizionalmente, il primo impatto che si ha su AWS è sfruttare le on-demand, nel caso in cui poi si sa che magari questa istanza la userò per 1 o 3 anni, andrò a utilizzare le reserve instances, poi serve in place. Le spot instances vanno ad essere solo le spare capacity, quindi non hanno assoluta differenza fisica rispetto alle altre, quelle a cui siamo abituati. In secondo luogo, le spot instances non sono per una nicchia di mercato, ma sono per tutte quelle applicazioni che sono considerate spot friendly e che oggi andremo a vedere meglio. Una di queste sarà sicuramente tutte quelle applicazioni basate a container
Ovviamente ci sono degli asterischi, l'applicazione deve essere disegnata molto bene, bene, più che molto bene, devono essere disegnate bene, e principalmente la chiave di volta è l'essere stateless molto spesso. Però anche questo andremo nel dettaglio. Il terzo punto è che le spot instances solo per ambienti non produttivi, ma anche per produzione. Cioè, ci sono clienti come per esempio Skyscanner che hanno tutta la produzione per la parte di front-end, per esempio, su spot. E quindi questo gli permette di avere uno scaling orizzontale facilitato e immediato e allo stesso tempo di ottenere il massimo del risparmio possibile. Il quarto, e questa è una misconception molto comune, era così fino al 2017, dal 2017 questo è cambiato, vedremo poi nel dettaglio come mai. Non è più una domanda offerta, ma è molto più prevedibile. E poi nella prossima slide andremo a vedere anche com'è cambiato. Quindi da questo punto di vista, così. Queste sono le assunzioni da fare sulle spot. Per chi non le conoscesse, andiamo a cercare di piazzarle su quello che è l'insieme delle purchase option che abbiamo su AWS. Abbiamo il più tradizionale on-demand, il cui vantaggio principale è chiedo delle istanze, quando le pago per l'effettivo utilizzo che ne faccio, e quando non mi servono più le spengo e smetto di pagare. In secondo luogo ci sono le reserved instances o i saving plans. A questo punto mi committo per... Mi prometto di usarle per uno o tre anni, poi ci sono ovviamente le variabili su come le pago, se le pago con l'upfront oppure le posso convertire e rivendere. E ovviamente a questo punto seleziono le istanze che voglio, nel caso di reserve instances, o specifico quanto voglio pagare, e poi vado a consumare le istanze che ho richiesto. Le spot instances sono quel tipo di istanze con un asterisco, e andremo a vedere perché, che vanno a prendere il meglio di tutti e due i mondi. Come mai dico questo? Vanno a prendere il meglio dell'on-demand, nel senso che le richiedo e le sfrutto quando smetto di utilizzarle smetto di pagarle, come le on-demand, e come le reserved instances vado ad ottenere uno sconto significativo. Qui c'è scritto fino al 90%. Tradizionalmente abbiamo visto che ovviamente dipende da tipo di istanza, da dove, dalla regione in cui siamo, e soprattutto anche dall'utilizzo che si fa dal sistema operativo, vado a pagare generalmente in media dal 50 al 70% in meno rispetto all'on-demand. Qual è quell'asterisco? Qual è la differenza? Perché tutti non usiamo le spot? Principalmente essendo spare capacity, ovvero quella capacità non utilizzata all'interno delle region AWS, AWS si pone come possibilità di riprendere l'utilizzo delle spot instances. Questo avviene attraverso degli allarmi. Le tipologie di allarmi sono due, quindi lo vedremo poi nel dettaglio. Uno è il CloudWatch Events, quindi da CloudWatch viene scatenato un evento a cui ci si può agganciare per eventuali operazioni di failover o remediation. E due, per chi non lo conoscesse, all'interno di ogni istanza C2 esiste un metadata service, quindi banalmente un endpoint interrogabile. Viene esposto il fatto che entro 2 minuti quell'istanza verrà terminata. Perché molto spesso non si vedono questo tipo di interruzioni? Perché abbiamo visto, secondo i nostri dati, negli ultimi 3 mesi, ma la stessa cosa si vedeva anche negli anni precedenti, la percentuale di interruption delle spot instance richieste dai nostri clienti era minore del 5%. Significa che più del 95% delle volte, quando qualcuno all'interno di tutte le richieste delle spot instances, le spot instances venivano terminate dal cliente stesso. Quindi venivano create, veniva effettuato, l'istanza faceva il lavoro per cui era stata creata e poi veniva terminata dall'utente stesso, o per questione di tempo, per questione di prezzo, perché magari finiva il tempo, finiva il workload, perché magari venivano processati tutti i messaggi che dovevano processare e poi veniva terminata dall'utente. Ci sono
tre modi principali per definire cosa succede all'istanza una volta che arriva l'interruzione. Oggi parleremo principalmente della termination. E sappiate che esiste anche la possibilità di bloccare, quindi stoppare e poi ripartire, oppure ibernare. La prima generalmente si usa per quelle soluzioni, per esempio, di web application, oppure, come vedremo oggi, container. La seconda e la terza è più associata a quello... quei lavori, quei workload di tipo HPC, quindi processi ad alto calcolo, quantità di compute, oppure big data, eccetera, eccetera. Oppure anche machine learning, mi stavo dimenticando, ma assolutamente importante. Quando ho parlato di spot, ho parlato molto spesso anche di instance pool. La spare capacity è divisa in spot instance pools. Come vengono definite? È l'insieme della combinazione di l'instance size family, quindi C4 è un instance size pool, R5 è un instance size pool. L'instance size, quindi il C4 8XL, è diverso da C4 4XL. Hanno, come vedete dall'immagine, due costi diversi e soprattutto sono due instance pool diversi. In più c'è anche la availability zone e ovviamente la region, quindi il prezzo varia a seconda di tutte queste variabili. Questo è un vantaggio perché sia la capacità, sia la probabilità che arrivi in interruption notice, sia il costo dipende da tutte queste variabili e quindi ci permette di costruire delle strategie per aumentare la resilienza delle nostre applicazioni in maniera molto più facile. Quindi è molto probabile, per esempio, che se il mio workload è supportato dall'istanza R4 o C4, sarà sicuramente supportato dalla famiglia nuova, quindi R5 o C5, e viceversa posso usare magari anche la M5, la M4. Se non uso magari delle istanze BS, posso utilizzare anche quelle con l'Instance Store. Quindi è tutto... Tutte queste variabili possono essere considerate e tra l'altro abbiamo anche sviluppato uno strumento che poi vi girerò a termine della presentazione per cercare di capire, una volta considerate le nostre opzioni, per esempio quantità di CPU, quantità di RAM, quale poter usare. Abbiamo parlato molto brevemente del pricing model e questo è un grafico abbastanza esplicativo. Cosa significa? Che dal novembre 2017, dal reinvent praticamente, AWS ha cambiato il modello di pricing. Non è più una sorta di mercato e quindi la borsa, e non c'è più quella condizione per cui dalla mattina alla sera il prezzo di una singola istanza poteva raddoppiare, se non triplicare, o quasi quadruplicare, come vedete in questo caso. Il prezzo di base era 0,13 centesimi di dollari. A sera magari poteva arrivare anche quasi a 53 centesimi. In alcuni casi superava anche il prezzo dell'on demand. Quindi da novembre questo concetto di pricing non esiste più. È stato sostituito da una formula molto più bilanciata e sempre basato su previsioni di richiesta, però come vedete dal grafico è assolutamente piatto e assolutamente prevedibile. Quindi in questo caso nel novembre 2017 per l'R4 2X Large si andava a pagare 0,13, qua vedete le variazioni all'interno delle diverse availability zone della North Virginia, però il concetto è abbastanza chiaro. Questi grafici li potete trovare direttamente dalla console. Sono grafici e valori assolutamente trasparenti. Come vi dicevo prima, la chiave nelle spot instances è la flessibilità. Quindi il fatto di poter avere un interruption, per quanto assolutamente minimo, ci porta a dover fare delle considerazioni e la cosa che vi consigliamo come AWS è il fatto di andare a considerare il numero di instance type maggiore possibile, che è sostanzialmente la chiave per avere un cluster, nel caso dei container, resiliente. La stessa cosa vi viene in aiuto
come vedremo poi, l'autoscaling group con i sistemi di peso. Quindi, e questo è soprattutto valido per i container, quando io ho un'istanza R5, poi punto sempre loro, però R5 e 8XL, o la 4XL, posso valutare se farmi andare bene anche quella doppia, la 8XL, che avrà il doppio della CPU, il doppio della RAM, però per esempio con i container posso andare ad aumentare la densità dei pod. E quindi assolutamente nel caso in cui dovessero terminare le 4XL, ho comunque a disposizione le 8XL che assolutamente funzionano allo stesso modo. In aggiunta, e questo va assolutamente, si allinea con quelli che sono i workload supportati, posso decidere di usare, posso decidere di flettere il prezzo, quindi riduco il prezzo, mantengo lo stesso tempo o magari lo diluisco un po' e quindi con la metà del costo ottengo lo stesso risultato, oppure questo per esempio negli algoritmi di machine learning viene spesso sfruttato, mantengo lo stesso prezzo ma riduco il tempo di training necessario perché posso permettermi di utilizzare più istanze. Quando dicevamo quali sono i workload che sono un perfect fit per le spot instances, in prima posizione ho messo i container e vedremo anche oggi come mai. Ovviamente ci sono i big data, il CI/CD, quindi se io voglio lanciare dei job di build che durano 2, 3, 4, 5 minuti, posso anche evitare di tenere, magari li faccio la sera, li faccio la mattina, posso evitare di tenermi accesa un'istanza particolare per cui pagarlo a prezzo pieno. Batch, i web server allo stesso modo, machine learning come trattati prima, oppure l'HPC. Ci sono diversi modi per sfruttare le spot capacity e il primo sono i launch template, che è la versione migliorata delle launch configuration. Ci sono le EC2 fits o le spot fit per quei casi in cui ho bisogno di tanta capacità e con un comando posso chiedere e averla immediatamente. E ovviamente, e questi lavorano perfettamente con i launch template, ci sono gli autoscaling groups. Quando io richiedo una spot instance, posso decidere come diversificare o come decidere che tipo di istanza mi verrà assegnata. Qui ne vedete tre. Quello che vi consiglio di sfruttare, soprattutto all'inizio, ma in generale che vi permette di avere una stabilità maggiore, è il capacity optimized. Perché lowest price va a puntare su quelle instance pool con un costo minore, secondo i piedi che gli date. Il diversified è perfetto per quelle situazioni per cui tu hai un average capacity, che non so, sei un giornale per cui tendenzialmente ti seguono ogni giorno, ma in quel momento hai bisogno di, o perché la mattina tutti si svegliano e leggono il giornale, perché non succede mai, però l'Inter vince e allora tutti si catapultano a vedere il giornale. In quel caso ti serve una base solida con le reserve instances e poi il resto per scalare ti conviene usare le spot instances. Quello che vi consiglio di fare è usare Capacity Optimized perché va a selezionare, come in questo caso vedete in questa slide, il Capacity Pool, e qui lo vedete con AZ1, AZ2, AZ3, cioè nelle varie availability zone, va a selezionare il Capacity Pool che ha la maggior capacità, quindi numero quantitativo di server maggiore, ovviamente. Questo vi permette, uno, di avere la consistenza, cioè nel caso in cui morisse perché per qualsiasi motivo io spengo, riaccendo, oppure mi viene richiesta indietro l'istanza, è molto probabile che mi verrà ridata magari un'altra istanza di quel tipo. E due, ho la consistenza di, ho, scusate, minore probabilità di avere un interruption rate, perché dovresti chiedere l'M4 large, per esempio, nella Z3 e nella Z1, è più probabile che magari qualcun altro la richieda on demand e facilmente venga esaurito a spare capacity. Vediamo se siamo in tempo. Sì, dovremmo riuscirci, quindi faccio un breve excursus di quello che è l'esperienza sia utente che del team di operation
quando si tratta di spot instances nel mondo tradizionale, quindi nelle macchine C2. Quando arrivano interruption notice, in questo caso si utilizzano, in questo caso l'esempio è CloudWatch event, viene interrotta l'istanza, scusate, viene notificata che questa istanza verrà interrotta tra 2 minuti. Viene configurato, se prima si era configurato un trigger, viene invocata una lambda. Lambda va ad invocare l'autoscaling group e quindi notifica l'autoscaling group per dire guarda che devi staccare l'istanza, devi fare dall'autoscaling group, devi fare draining. Questo comporta che l'application load balancer vada in modalità drain, ovvero smette di dirottare nuove richieste su questa istanza che tra 2 minuti morirà, e soprattutto termina quelle che gracefully, ovviamente, lascia terminare le sessioni che sono attualmente attive fino a 2 minuti, perché poi vengono troncate, e le lascia terminare sull'istanza. Nello stesso tempo l'autoscaling group va a creare, dove non fosse già presente, va a creare un'istanza nuova. In questo caso l'istanza nuova può essere ripresa dallo spot pool, magari un'istanza di tipo diverso. In questo caso è stata terminata un M5L, viene creata l'M4L, viene creata un'istanza di tipo M4L perché c'era ancora capacity per quel pool. A questo punto, come potete vedere, per l'utente è trasparente questa transizione. Quindi voi ottenete i benefici del risparmio, della trasparenza, della granularità dell'autoscaling group con le spot instances, ovviamente con il vantaggio, e non provocate assolutamente downtime per il cliente finale, l'utente. Come vi dicevo, ora passiamo al succo principale. Il mondo container è perfetto per quelle che sono le spot instances, perché generalmente chi si approccia allo sviluppo dei container si approccia già, non so se voi avete mai letto il manifesto della 12 factor application. Il concetto è sviluppare delle unità effimere, per cui indipendentemente da cosa succeda ad un container, può essere rimpiazzato tranquillamente da un altro. E questo non solo abilita l'horizontal scaling, ma permette di sfruttare le capacità del cloud, come per esempio le spot instances. In più, i container nel mondo del container management platform, per esempio il più famoso Kubernetes, è un match made in heaven, come dice anche la slide, perché esistono tante automazioni che permettono all'operatore l'assoluta trasparenza nella gestione di tutto questo, di tutta questa gestione di istanze che muoiono, pod che vengono reschedulati da un nodo all'altro, tutto questo mantenendo assoluta trasparenza e lo stesso livello di qualità di servizio per l'utente. Abbiamo visto cosa succede nell'autoscaling group con le istanze C2 e la web application. Andiamo a vedere quello che succederebbe nel mondo Kubernetes. In questo caso stiamo facendo riferimento a un Kubernetes astratto, non stiamo facendo riferimento a un EKS o un Kubernetes cosiddetto COPS, quindi io lo chiamo vanilla, nel senso che viene installato e mantenuto dall'operatore sulle istanze C2. E quindi, come potete vedere, in questo caso l'autoscaling group è rappresentato solo da spot instances e arriva una node termination event sul primo nodo. Quindi questo nodo che vedete è quello che l'instance pool size, la capacità è terminata per questo tipo di istanza. Cosa succede? Nel mondo Kubernetes esistono dei concetti più articolati per andare a trattare questo tema, ma sono assolutamente automatizzati, con il taint, che io volgarmente chiamo il puzzo. Quindi Kubernetes, il control plane di Kubernetes, va ad associare un taint al nodo e fa in modo quindi che il control plane non vada più a schedulare nuovi pod su quell'istanza, perché quell'istanza andrà a morire. E esegue un draining, ovvero
come in completa analogia con quanto succedeva con la web application su EC2, tutte le nuove richieste non vengono più instradate sui pod presenti su quel nodo e viene fatta l'eviction dei pod sui nodi attualmente su quel nodo e vengono spostati sui nodi attualmente liberi, se sono presenti. In questo caso, e vedremo anche perché, è già presente. Se vedete, c'è un pod che si chiama overpr, e si chiama infatti, è un pod di overprovisioning, su cui andremo ad analizzare più in dettaglio più avanti, e lo vedremo anche nella demo. Essendo già pronto, Kubernetes non deve fare altro che traslare tutti i pod, quindi lo fa in maniera graceful, in questo caso ne ha spostati due, c'è ancora un po' di provisioning, quelli che non vedete sono ancora in fase di eviction e sono ancora pending per la schedulazione sull'altro nodo, e una volta morto il nodo di sinistra, abbiamo sulla destra lo stesso numero di pod che c'era prima, manca il pod di overprovisioning, che in questo momento è in fase di pending, quindi è in attesa perché mancano i nodi. Quel pod di overprovisioning richiede un gigabyte di RAM, per esempio, che non è a disposizione sui nodi. Quello che succede è che l'autoscaling group, con il cluster autoscaler di Kubernetes, si occupa di creare un nuovo nodo e quindi creare nuova capacity a disposizione dei pod, a disposizione del control plane per schedulare le istanze. E questo, di nuovo, in maniera assolutamente trasparente. Quindi, volevo fare un focus anche su quali sono i punti di attenzione e su cosa dobbiamo concentrarci quando vogliamo usare le spot instances su Kubernetes. Il primo, e questo è trasparente ed è anche allineato a quanto avveniva sull'istanza C2, è l'importanza di configurare bene e diversificare la capacity che noi associamo ai node groups. Due, il gestire tramite il daemon set. Prima lo vedevate con questo pod, torno indietro un attimo, con il node termination handler. Quindi quando faccio riferimento al punto 2, è necessario configurare o un pod o un meccanismo in grado di allarmarsi, quindi fare un polling sul metadato, il Cloudwatch event, per capire quando un'istanza va a morire. 3. Fare leva sui concetti di horizontal pod autoscaler e cluster autoscaler, che sono molto simili, nel senso che vanno a seguire l'autoscaling dei pod, ma il cluster autoscaler agisce sui nodi, quindi sul ferro, se vogliamo fare questa analogia, e il pod autoscaler va ad agire sul numero quantitativo di pod. Per esempio, se vado ad insistere molto su un tipo di deployment, su un'applicazione, questa applicazione magari ha bisogno di più pod e quindi sostanzialmente va a agire sul replica set. Prima magari ne avevo tre, ci sono tante persone che vanno ad insistere sulla mia applicazione, è necessario avere 5 pod in questo stesso pod. I 5 pod, se ci sono sufficienti nodi, possono essere schedulati tranquillamente, altrimenti va ad invocare il cluster autoscaler che va a creare un nuovo nodo. Ne abbiamo parlato molto brevemente, ma è importante una questione di cluster operator familiarizzare con i termini di node affinity, taint e toleration, perché generalmente quello che si va a fare è suddividere il cluster in node groups. Ci saranno i node groups magari on demand, ci saranno i node groups spot, e quindi andare a capire quali tipo di applicazioni sono meglio e devono essere schedulate da una parte rispetto all'altra. È importante anche sfruttare tutti gli strumenti che vengono messi a nostra disposizione per gestire il cluster in maniera trasparente e automatica, e più automatica possibile. Uno di questi è EKSCTL, che è una command line per gestire, scusate, per gestire cluster EKS, quindi Elastic Kubernetes Service. E in questo caso, come potete vedere, è un file YAML che in maniera del tutto semplice, saranno 20 righe, qualcosa di più forse, va a configurare un autoscaling group
un node group di Kubernetes e allo stesso tempo va a prepopolare lo user data, che è quella parte che di istruzioni che vengono eseguite all'avvio di un'istanza. In più va a configurare questo user data in modo da taggare in maniera opportuna per Kubernetes i nodi. Quindi in questo caso questo pezzo di codice va a creare un node group con un autoscaling groups di istanze con 4 CPU e 16 GB indicate da questo tipo di instance type, con il 100% ed è indicato da questo on-demand base capacity e on-demand above capacity a 0, 100% di spot instances. E poi va ad associare il taint spot instance, quindi che va a indicare ai deployment che non sono configurati correttamente di stare alla larga da questi nodi perché sono di tipo spot e quindi potrebbero avere interruzioni. La stessa cosa si può fare tranquillamente su COPS, quindi la cosa che non si può vedere da questo pezzo di codice è tutta la parte molto complessa di user data. E questa è assolutamente pesante perché va a dover configurare il nodo per essere agganciato al control plane. Vi ho parlato prima del node termination handler. AWS ha creato, e c'è un repository GitHub, adesso lo vedete nella slide, ma sarà presente anche nella repository che ho creato per voi a termine di questo evento, con tutte le informazioni. E la funzionalità principale di questo node handler è un daemon set, ovvero è un pod che è presente in ogni istanza. E lo scopo di questo pod è fare polling al metadata endpoint. Una volta che è presente l'instance termination, o perché è una pod instance, o perché c'è una scheduled maintenance, quindi è assolutamente valido anche per le istanze di tipo on demand, fa il draining, fa il cordon, quindi stacca le istanze dal cluster Kubernetes e fa in modo di avvisare l'autoscaling group di andare a creare e sostituire questa istanza, quindi spingere nella creazione di un nodo. Eventualmente può essere configurato anche per inviare messaggi, magari a un canale Slack. Non è un servizio completo, nel senso che ci sono delle feature che sono state richieste, potete andare a vedere nelle issue e nella roadmap, e vi invito assolutamente a andare a visitare e capire come funziona e come sfruttarlo. Anche questi link sono presenti nel leaflet finale, diciamo così. E, dicevo prima, c'è la differenza principale tra l'horizontal pod autoscaler e cluster autoscaler è che uno agisce sul pod e l'altro sui nodi. E vediamo se... Sì, ho la slide, quindi per darvi anche un'immagine concreta, per aiutarvi a capire ancora meglio, l'horizontal pod autoscaler va a ragionare a livello pod, a livello container, e il cluster autoscaler invece ragiona a livello di istanza. Quindi l'horizontal pod autoscaler magari va a ragionare sulla CPU effettivamente utilizzata dal pod, e il cluster autoscaling va a ragionare anche sulla request. Quindi io posso richiedere 2 GB, ma utilizzarne magari solo una. Oppure vado a richiedere una di CPU e in realtà ne utilizzo solo 0,5 quando magari ho poche richieste al secondo. Quando nella slide precedente vi facevo vedere l'overpr, è il pod di overprovisioning, che è fondamentale per garantire la resilience dell'autoscaling orizzontale trasparente. Significa che viene creato un pod con priority meno 1, viene schedulato sui nodi generalmente spot e fa da scaldasedia, io lo chiamo così. Quindi prende il posto, ma non appena dovesse presentarsi la necessità di schedulare un pod con priorità maggiore, lascia il posto a questo pod, e lo scopo principale è quello di andare a stimolare l'autoscaler per andare a creare un nuovo nodo. Quindi in questo caso
l'over provisioner pod rimane pending, quindi stimola il cluster autoscaler e va a creare una nuova istanza. Questo è lo scopo in 5 secondi dell'over provisioner. Detto questo, passiamo, se siete d'accordo, alla demo, che secondo me è la parte anche più interessante. E se tutto va bene, perché ovviamente siamo live, quindi tutto può succedere, questa è la situazione a cui ci troviamo davanti. Quindi abbiamo un cluster IKS fatto da 3 nodi e 2 autoscaling group. Il primo autoscaling group è fatto da nodi on demand, si vede poco, ma lo potete vedere nella parte lifecycle on demand. E in questo nodo quello che ho fatto è fare il provisioning di pod di tipo controllo, quindi in questo caso ho messo il pod delle metriche, ho messo il pod che raccoglie le metriche, scusate, il pod che raccoglie questa, che espone, scusate, questa dashboard. Allo stesso tempo ho messo anche, come vedete qua, il cluster autoscaler. È il pod che poi va ad interagire con gli autoscaling group, con i nodi, con tutte quelle che sono le richieste anche dell'horizontal pod autoscaler. In questo caso i due nodi che vedete a destra sono di tipo spot, quindi afferiscono un autoscaling group creato sempre con il KSCTL, quindi la command line di KS, e ad oggi hanno schedulati un replica set di una simulazione Monte Carlo che va a generare il codice, il numero PI. E come potete vedere sulla sinistra è presente l'allocazione della CPU, quindi si vede poco, però nella barretta nella barretta viola o blu ci sono due barrette, una che vedete in arancio è quella, la quantità di CPU richiesta dai pod, e quella a destra la CPU effettivamente utilizzata. La barretta a destra invece è la RAM, quindi la RAM richiesta e la RAM utilizzata di nuovo. Sotto vedete quelli che sono i daemon set attualmente installati, uno è il AWS Node Standard, quello che vi permette di fare di entrare nella bash, quindi entrare magari anche nel nodo, e poi c'è il Kubernetes Proxy, quindi questo viene assolutamente standard. Il replica set di Monte Carlo è 5. Il sesto blocchettino è l'over provisioner. È un pod di over provisioner che fa da scaldaposto, scaldasedie. Ora io vado a simulare quello che può essere l'incremento di domanda per la simulazione del PI. Ci sono dei feticisti che in questo momento stanno martellando il mio cluster per avere il calcolo del valore del PI il più preciso possibile, quindi in questo caso sono nella console di Cloud9, vado ad aumentare il numero di repliche, quindi allora sono 5 e voglio 6, vado a simulare l'horizontal pod autoscaler. Quello che succede è la seguente cosa: l'over provisioner viene cacciato dal cluster e quindi lo vedete qua pending, quindi si scansa. Questo, come vi dicevo prima, va a triggerare l'autoscaler, quindi a breve, tempo che l'istanza LMI si carichi, venga assegnata un'istanza, venga registrata sul cluster Kubernetes, questo è tutto gestito dal cluster autoscaler. Nel frattempo, quando io ho chiesto la replica set a 6, questa è andata a sostituirsi all'over provisioner, quindi immediatamente, nel caso in cui ce ne fosse stato bisogno, in questo caso c'era bisogno di calcolare un sacco di numeri PI, ho avuto immediatamente la capacity che mi serviva. E in background quello che sta succedendo è che viene creato un nodo e su cui avrò ovviamente altra disponibilità. Questo lo posso andare a monitorare con diversi sistemi. Ora sarà molto difficile trovare la riga precisa, ma in questo momento sono in tail sul deployment del cluster autoscaler. Adesso sta andando avanti, l'ho visto qua. Questo è il cluster autoscaler, anche lui è in polling. In questo caso sta dicendo c'è un other pod che è unschedulable
per cui sicuramente devo fare qualcosa. E quindi nel dettaglio creare un'istanza, l'avevo vista prima, non la trovo più, però come vedete qua, ciò che è successo è stato la creazione di un'istanza. Questa istanza sta per essere registrata nel cluster, e quindi questo locket di overprovisioner, quello che è successo ora, è stato associato al cluster. Quindi nel caso in cui io dovessi fare, torno sulla shell, dovessi richiedere nuove istanze, quindi invece di 6, 8, vedete che ho già a disposizione il nodo. Quindi l'autoscaling viene assolutamente trasparente e immediato. Questo è l'overprovisioner, ma come vi dicevo prima, utilizzando le spot è possibile avere un interruption notice. Come faccio a gestire questo, ma soprattutto a testare queste evenienze? Come posso essere sicuro che il mio cluster Kubernetes è in grado di gestire e rispondere correttamente, come anche le mie applicazioni, a rispondere correttamente all'interruption notice? AWS ha sviluppato prima di tutto il Node Termination Handler, che è quel daemon set che rimane nascosto per la metà data, ma ha aggiunto anche un pod di mockup che va a fare il mockup e quindi si va a sostituire in un certo modo all'endpoint dei metadati presenti sull'istanza. Per simulare questo, comunque dopo avrete tutte le informazioni necessarie, prendo il mio codice, vado ad aggiungere il Node Termination Handler. Vediamo se nella demo può succedere di tutto, però dovrebbe apparire il pod del Node Termination Handler, eccolo qua. In questo caso il pod si mette in ascolto dell'endpoint metadati, e per simulare un interruption notice, ora, visto che ho pochissimo tempo, vado a configurarlo anche nell'immediato. Quindi appena io inserirò questo comando, quello che succederà è che tutto questo nodo verrà drainato, verrà creata una nuova istanza, e perché non c'è più spazio. Quindi prima di fare questo vado a ridurre, magari, giusto per darvi un esempio, cosa potrebbe succedere una volta che io ho configurato correttamente l'overprovisioner. Quindi riduco il numero di Monte Carlo Pi replica set, quindi questi mi si dovrebbero cancellare, e vado a consegnare l'interruption notice a quell'istanza. Quindi in questo caso verrà schedulato qui un pod di mock. In questo caso, come vedete, è stato terminato. Viene effettuato, è molto veloce perché non ci sono delle connessioni a questi servizi Monte Carlo, però come potete vedere è stato effettuato in modo molto veloce il draining dell'istanza. Se io adesso dovessi schedulare delle istanze non posso più perché è stato assegnato un tent a questo nodo, quindi per esempio il pod di overprovisioning non può rientrare su quell'istanza perché c'è un tent associato, perché quell'istanza sta per morire tra 2 minuti. Allo stesso modo, il mockup non può più essere associato. Questo è a tutti gli effetti il completamento della demo. Ecco. Quindi, se dobbiamo lasciarci, visto che è terminato il tempo, voglio lasciare questa demo con 4 punti principali. Uno, che ci rifacciamo un po' il quiz iniziale. L'infrastruttura spot e le istanze spot sono le stesse che vengono utilizzate on demand oppure restore distance, è lo stesso ferro, tutti gli effetti. Il pricing è cambiato dal 2017, quindi è diventato assolutamente ragionevole, è prevedibile, quindi si possono fare dei ragionamenti concreti e più trasparenti su quello che è i vantaggi da utilizzare o meno. Come gestire le interruzioni? Ricordo i due modi, Cloudwatch Event o Instance Metadata. E poi diversificare, perché questo aumenta assolutamente la resilienza della vostra applicazione. E con questo direi che ho terminato. E, se volete, per piacere, lasciare un feedback, se avete la possibilità, potete scansionare il QR code. E se volete, sotto, nella pagina,
ma comunque posso darvelo anche su Zoom, poi, calma, c'è il link al repository che contiene tutte le informazioni su come replicare la stessa cosa che ho fatto io, ok? Spero vi sia piaciuto e che vi abbia dato un valore aggiunto, ecco. Grazie dell'attenzione. Lascio la parola, direi, allora... Angelo Manganiello, grazie Massimo, la presentazione è stata molto interessante. E quindi...